Questa corte bellissima è Passo Girardi, in provincia di Serna, sono con Barbara, l'associazione De Gusto. Sì. Siete al settimo anno, settima edizione, dove voi organizzate serate come queste. Esatto. L'importanza di fare queste cose e perché si sceglie di riportare quelle che sono le tradizioni antiche oggi che si stanno un po' perdendo. Esatto, dunque questa è la settima edizione di De Gusto. Quest'anno abbiamo voluto dare un'impronta diversa perché abbiamo pensato di fare un percorso enogastronomico che diciamo valorizzasse anche quello che il centro storico di Passo Girardi, essendo un paese che si presta molto a questo tipo di iniziative. Dunque, quello che era il nostro obiettivo era valorizzare un po' quelli che sono i vini locali della regione Molise, abbinandoli a quelle che sono diciamo, le ricette di una volta, cercando di riprendere un po' quelli che erano i suggerimenti delle nonne con i vari piatti dell'epoca e appunto cercando di abbinare quelli che sono i vini locali con la tradizione culinaria di un tempo. E quest'anno appunto abbiamo fatto un percorso che parte un po' dai luoghi tipici del paese fin qui sopra il Borgo Medievale. Essere giovani, ascoltare le nonne, i racconti sì. delle mamme, l'emozione e poi riportarle sì, in vita. Sì, allora io penso che come dire, ognuno di noi ha delle radici che fanno parte della nostra personalità e della nostra persona. Avere la capacità e in un certo senso la voglia di portarle sempre in vita è una ricchezza che si può tramandare solo nel tempo e solo con la motivazione giusta. Allora, noi come web, è d'obbligo la domanda, avete una pagina Facebook, un sito? Sì, dove noi abbiamo l'associazione De Gusto, quindi la potete trovare su Facebook, altrimenti c'è proprio l'associazione www.degusto.it e scriveteci, contattateci, noi ogni anno creeremo delle nuove iniziative per questo territorio. Allora, noi ringraziamo Barbara e l'associazione De Gusto e ci vedremo presto perché verremo d'inverno, lei ci ha invitato, è particolare, sì, esatto, da vedere. Lo scenario di Passo Girardi con la neve è sicuramente spettacolare e quindi vi invitiamo a ritornare in inverno. Ci terrei a dire che oggi è il 14 agosto e anche se siamo vestiti un po' esatto. perché siamo a 1200 sì. metri sul livello del mare, sì. e veramente cioè, tutto potremmo subire tranne che il sudore e l'afa, no. però è una serata piacevolissima. È bellissima, sì. C'è questo gruppo che ci accompagna con questa, sì, musica. Con questa musica etnica e giù abbiamo pensato di fare uno scenario un po' diverso con la musica jazz. Sì, perché non abbiamo detto Barbara che c'è un percorso che esatto. si sta seguendo stasera, esatto. delle cantine, dei vini, quindi sì. chi viene qui può fare questo giro che è molto particolare. Sì, molto particolare e poi ecco, camminando man mano la persona degusta i vari vini, poi man mano torna la fame e trova subito un'altra cantina. Io stasera incontro Stefania Franceschetti della L'Italy Liquors. L'importanza di fare un liquore che noi abbiamo assaggiato con ingredienti estremamente naturali, senza edulcoranti, senza niente di chimico che vada insomma, a dare un prodotto che non è più quello della buona terra, ma insomma uno industriale. Sì, Anna, l'idea di creare un prodotto artigianale con ingredienti, come dicevi, assolutamente naturali, senza additivi chimici di nessun tipo, è un'idea che ci è venuta vedendo un po' gli ingredienti che leggevamo sui prodotti che si trovano negli scaffali oggi. Abbiamo pensato che per trovare un prodotto artigianale oggi o lo trovi nei 20 km che circondano il posto dove lo produci oppure non lo puoi trovare. Quindi l'idea dell'Italy Liquors è quella di produrre prodotti artigianali fatti con ingredienti puliti e naturali e di renderlo disponibile su tutto il territorio nazionale. Per fare questo ci siamo affidati a una rete di distributori che ci aiutano a piazzare e a distribuire il prodotto che noi produciamo qui in Passo Girardi, dove natura e ambiente sono ancora in perfetta armonia. Il posto è bellissimo, siamo a 1200 metri sul livello del mare, immersi nel verde, veramente un posto incantevole. Tra l'altro stasera insomma è anche in preparazione e conoscimento di quello che sarà una serata che ci sarà il 23 agosto, che tu insomma ci hai raccontato una cosa particolare, quindi ci terrei che tu la raccontassi, insomma, queste vecchiette del paese, che cosa si fa, perché si fa. Allora, la sagra del Cazzariello è una sagra antica di Passo Girardi, dove le vecchiette
ultra settantenni del paese preparano per tutti quanti noi con le loro mani i cazzarielli con i fagioli e vengono serviti qui nella corte del castello, dove si allestirà un insieme di tavolate di legno dove saremo tutti insieme, tutti vicini, e niente, faremo festa di nuovo tutti quanti insieme in maniera però quest'anno c'è una particolarità: normalmente viene utilizzata una scuola, sì, che, poiché stanno ristrutturando, quest'anno le vecchiette dove verranno? Saranno ospiti del laboratorio di Little Liquors per produrre i cazzarielli che mangeremo. I cazzarielli e anche liquore per quella serata. Assolutamente sì, assolutamente. Stefania, sì. Prima di lasciarti e ringraziarti, che qua si sta riempendo di persone, ci tenevo in particolare a dire una cosa: si sceglie di stare in un paese, insomma, un po' disabitato, nel senso che ci sono, ecco, i vecchi, quelli che vengono definiti quelli da non considerare, che invece poi ci trasmettono invece le tradizioni. Assolutamente, assolutamente. L'accoglienza e il supporto che stiamo avendo da queste persone è fantastico. E poi i paesini, c'è un ritorno alle origini. Io sono di qui, di Vasto Gerardi, i miei nonni sono di qui e mi faceva piacere creare qualcosa qui per dare una continuità anche a questo paese. Allora, dalla tradizione alle cose moderne, abbiamo una pagina Facebook, quindi diciamo il sito, tutto, così che insomma chi seguirà noi Rotti Vitalia, che è una web, potrà attingere e informarsi sulla produzione del vostro liquore. Noi siamo su Facebook con Little Liquors, la nostra pagina, il sito è in costruzione, lo troverete disponibile a fine settembre, littleliquors.com. Allora, io ringrazio Stefania Franceschetti e qui dalla Corte Antica vi saluto, grazie. Grazie a tutti e spero di potervi far assaggiare Maya Spirit al più presto. Grazie. Grazie.